dottoressa Valeria Scapati, biologa nutrizionista. Buonanotte, dottoressa. Buonanotte a tutti. Che cosa fa il biologo nutrizionista? Allora, come dice la parola stessa, si occupa di nutrizione. Quindi andiamo sia a trattare persone che magari vogliono star bene, quindi magari dei semplici consigli alimentari, quindi più che altro un'educazione alimentare sulle corrette abitudini da avere, oppure persone che hanno problemi di obesità, di sovrappeso o altri problemi che possono essere magari reflusso gastroesofageo o anche dislipidemie, quindi per colesterolemia, ipertrigliceridemia. Quindi diciamo sia per chi ha patologie oppure chi vuole semplicemente stare bene. Tra le tue, diciamo, come dire, specificità, sì, abbiamo anche quello delle intolleranze alimentari. Esatto, le intolleranze alimentari, che comunque sappiamo essere un grande problema. E per intolleranza noi parliamo più che altro di una reazione avversa a degli specifici alimenti, che quindi portano a delle manifestazioni, particolari sintomi che possono andare dai dolori addominali o anche fastidi come il gonfiore addominale, in alcuni casi anche stipsi o diarrea, quindi diciamo diverse problematiche come appunto abbiamo l'intolleranza al lattosio. È possibile convivere al giorno d'oggi, quindi con tutti i cibi fatti di creme, salsette, cremine e quant'altro, alle intolleranze? Diciamo di sì, insomma, poi come dicevamo prima dipende anche da il tipo di intolleranza, se è un'intolleranza lieve, un'intolleranza moderata, un'intolleranza grave, sicuramente la sintomatologia sarà differente di magari la persona che ha un'intolleranza lieve, anche se mangia quel determinato alimento che le fa male, non ha il problema, mentre invece se è un'intolleranza più grave, molto probabilmente la sintomatologia sarà più accentuata, quindi in quel caso magari bisogna stare un po' più attenti e quindi, come dicevi anche te, molto spesso chi ha delle intolleranze deve fare molta attenzione soprattutto a leggere le etichette degli alimenti. In questo caso il nutrizionista come ci può semplificare la vita? Allora, semplificare possiamo dire dare la vasta gamma di alimenti che non può assumere, però anche indicare invece gli alimenti che può assumere e poi soprattutto magari qualche alimento per evitare eventuali carenze di calcio, perché comunque nel problema del lattosio molto spesso viene eliminato il latte e tutti i latticini, come ben sappiamo, e in questo caso può esserci una insorgenza di carenza di calcio, quindi una strategia può essere il latte delattosato, ovviamente sempre per chi lo tollera. Proprio il problema delle intolleranze è l'identificazione dell'intolleranza, perché la sintomatologia specifica, che significa che ci sono tanti tipi di sintomi che si possono manifestare, come dicevamo prima, a livello gastrointestinale, quindi dolore addominale, gonfiore o anche, appunto, abbiamo detto alterazione dell'albo, quindi che può essere diarrea o stipsi, e anche in alcuni casi proprio a livello della cute e delle mucose. Quindi diciamo che già è difficile e in più può sovrapporsi anche con altri disturbi o con altre patologie. Quindi deve essere molto bravo il medico, perché ovviamente quando uno ha il presentimento, quindi questa sensazione di gonfiore o anche magari degli eritemi che si manifestano, in quel caso andare dal medico di base, quindi spiegare tutto, quindi il medico farà un'attenta anamnesi su quello che è il problema, i sintomi che ha il paziente e escluderà quelle che sono magari delle allergie oppure anche altri tipi di intolleranze, e in quel caso potrà consigliare un test, che è il test specifico nell'intolleranza al lattosio, il breath test, che è il test del respiro. Conosco. Vedi. Che quindi ci permette proprio di andare a fare una diagnosi scientificamente accreditata, quindi è proprio una delle tecniche più utilizzate, il gold standard, come si dice in ambito clinico, per andare a fare diagnosi di intolleranza al lattosio. Io consiglio solitamente di fare i controlli dopo la prima visita intorno alle 3 settimane. Poi ovviamente dipende anche dall'individuo, dal singolo individuo. Magari ci sono persone che vengono anche per avere un controllo maggiore, quindi essere controllate molto più assiduamente, quindi magari mi dicono posso venire ogni 2 settimane? Va bene, se vuoi venire ogni 2 settimane va bene, se no anche 3 settimane va benissimo. Quindi i risultati poi dipende anche dalla persona, dal metabolismo, quindi poi non guarderei solo il peso, ma guarderei anche tutto il resto, quindi il benessere che porta anche una corretta alimentazione. Dove ti possono contattare? Allora, il mio numero di telefono è 327 71 124 15.
ricevo in Viale dei Primati Sportivi 54 e la zona è zona EUR. Sì, poi anche una pagina Facebook. Esatto, dottoressa Valeria Scapati, biologa nutrizionista. C'è anche un indirizzo mail. Esatto, anche, che è scapati.valeria@gmail.com. E noi salutiamo ancora la dottoressa Scapati per essere venuta qui ai microfoni di By Night Roma.